Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Allora, ritorno con un nuovo video dopo, vabbè, comunque una decina di giorni. Allora, indovinate che cosa ho vinto? Un bel paio d'occhiaie dovute essenzialmente alla nottata in bianco che, vabbè, ho fatto a causa, diciamo, dello streptococco che hanno contratto i miei figli. Non solo, ma gli antibiotici non si trovano, quindi cioè, sono dovuta praticamente espatriare dal mio comune per andare a trovare l'Augmentin, perché comunque l'amoxicillina è l'antibiotico, ecco, che permette al virus di essere debellato. E allora sono veramente, veramente stanca. Comunque sono andata a fare la spesa da Eurospin, visto che appunto mi trovavo da quelle parti, e ho fatto 174 euro di spesa. Ho comprato tante cose, ma non, diciamo, il necessario come la pasta e, vabbè, frutta e verdura, poche cose, considerando che appunto io ho la campagna e quindi la maggior parte è, come dire, autoprodotta, fonte di autoproduzione. Allora, questa è tutta la spesa che vedete, adesso ve la faccio vedere nel dettaglio. Allora, vi faccio vedere, vabbè, una cosa che abbiamo comprato in questi giorni, ecco, per Natale, è praticamente una sorta di ritorno alle origini. Abbiamo preso Risiko SPQR, proprio per comunque invitare i bambini a lasciare cellulari e quant'altro. Allora, partiamo dal presupposto che i miei figli non è che usano moltissimo il tablet e il cellulare, anche perché io lo tolgo e praticamente stop, finisce là, cioè possono piangere fino a dopodomani, non me ne frega nulla. E, però ecco, hanno apprezzato comunque il Risiko, infatti siamo stati a giocare. Allora, per quanto riguarda la spesa, vi stavo dicendo che ho speso 174 euro ed è tantissimo. Io mi rendo conto che è sempre più difficile comunque fare la spesa e io mi chiedo: ma chi c'ha i soldi? Ma come fa? Io non lo so. Io non ho difficoltà economiche perché, ringraziando Dio, mio marito lavora. Abbiamo una casa di proprietà, quindi problemi da questo punto di vista non ce ne sono. Ma chi veramente combatte con affitti, mutui, non lo so, quant'altro? Ma come fa? Io non lo so. Comunque questa spesa così di 170 euro avrei praticamente portato a casa il quadruplo. Se andate a ritroso e guardate i miei vecchi video ai tempi, diciamo, della pandemia, quando ho iniziato a fare video, vedete proprio la differenza di quello che io riuscivo a portare a casa con 200 euro, 250 euro. Di più di quello che io ho speso soltanto da Eurospin, quindi incrementavo pure la carta igienica, la carta, cioè raga, io sto giro la carta igienica non l'ho presa perché stava 6,99 euro. Comunque va bene, procediamo. Allora, ho preso un sacco di patate foglia verde classica, appunto per fare il brodo comunque vegetale o il brodo di pollo, perché comunque lo streptococco colpisce la gola e soprattutto Edoardo è quello che sta più rovinato, povero figlio, quindi ce l'ha, infatti gli viene da vomitare. Quindi cose lente, freschi, yogurt che aiutano la deglutizione e non sforza troppo il tratto gastroesofageo. Allora, poi ho preso le cipolle, queste qui amo essere, queste qua che vengono appunto dall'Italia, penso sì, origine Italia. Io faccio molta attenzione all'origine, anche alla frutta, cioè se è frutta estera non la compro, per una questione di principio, perché comunque noi abbiamo tante buone coltivazioni, non vedo perché dobbiamo prendere quella che viene o dall'Africa o dall'America Latina, a meno che non siano le banane, che vabbè, qua da noi non ci stanno, il resto scelgo sempre Made in Italy. Allora, poi ho preso questa qui, la maionese, che è appunto, vedete, la dicitura con uova d'allevamento a terra. Quindi
la passata di pomodoro, questa qui io preferisco comprare i pomodori pelati, vi dico la verità, infatti è il prodotto che consumo di più. Poi un'altra, oddio, come si dice, vabbè, un'altra confezione appunto di passata di pomodoro. Poi c'erano alla cassa i frullini questi qui con panna che venivano, mi pare, 2,85 euro. Poi, vabbè, per i miei figli comunque c'è il momento coccole, considerando che stanno male, quello che si mangiano a me mi sta bene, perché quando si sta male comunque, cioè, non è che te puoi presentare sempre con, non lo so, il piatto caldo tipo pasta e fagioli, minestrone, cioè è difficile. E quindi fino a quando, ecco, il tempo di 48 ore che fa effetto l'antibiotico e la situazione si ripristina, cerco di andare incontro io a loro, cioè per 2 giorni non è un problema. Allora, poi snack, questo qui, crema alle nocciole e grissini. Eccola qui, una delle tante confezioni di pomodori pelati. Questi qui mi piacciono molto perché poi io le schiaccio o con la forchetta o con praticamente lo schiacciapatate, ecco, e viene buono. Poi il grano padano DOP, questo qui che stava in offerta, mi pare a 5,85 euro. E non c'era più nulla di formaggio, sinceramente dovrei andare a Conad o d'altra parte, cioè sto veramente rincoglionita e farmi un complimento. Allora, poi ho preso queste qui, le merendine al cacao. Poi ho preso questi qui, i muesli, ovvero oddio, come si chiamano? Aiutata Maddi. Vabbè, non mi viene il nome e lasciamo stare. Allora, sono i cereali, ecco, i cereali a colazione, praticamente la granola. Questi sono super promossi perché mi piacciono tantissimo. Non è la prima volta che li compro e li ricompro perché non sempre comunque le cose riescono bene. Queste mi piacciono di più, diciamo, dell'originale a cui tendono a somigliare, ovvero quello della Nestlé. Mi piacciono di più perché il cioccolato si sente di più. Poi ho preso queste qui, le patate croccanti, sì, le crocchette, ecco, le crocchette patate da forno, io le faccio in friggitrice aria, è un attimo. Poi, allora, per quanto riguarda la pasta, ho preso soltanto 2 pacchi ed ho dovuto, tra virgolette, ecco, diciamo, fare, ecco, questa opzione di scelta obbligata in un certo senso, perché per me il mio cuore appartiene, ecco, alla Molisana. La compro anche a prezzo pieno, non mi importa, perché tanto, raga, questa qua sta a 1,19 euro, cioè la Molisana è arrivata a 1,35 euro, quindi, cioè, ci metto 15 centesimi vicino e me la compro, tra virgolette, buona come piace a me. Però potendo scegliere, ecco, tra le varie opzioni di pasta presentate da Eurospin, preferisco comunque questa. Allora, le motivazioni che mi spingono a prendere questo tipo di pasta sono, allora, innanzitutto che è un 100%, vedete, grano italiano certificato. Poi anche il paese, diciamo, di provenienza, che è scritto qua, è di Molitura, che è appunto Made in Italy, quindi grano italiano, paese di molitura italiana, si rispettano quelle che sono le norme che appartengono allo Stato italiano. E quindi io, ecco, diciamo, avendo la campagna, vi posso dire che tipo di percorso si fa e, tra virgolette, lo promuovo. Altri tipi di pasta, ecco, ad esempio questo tipo di pasta è, vedete che è giallo scuro, perché vuol dire comunque che il grano ha un'essiccazione, diciamo, non chimica, ovvero dovuta all'uso di diserbante, ma semplicemente si rispettano quelli che sono i tempi, diciamo, di essiccazione del grano. Scusate gli strafalcioni se qualche termine non lo azzecco, però mi ripeto, cioè sto a dormire in piedi. Allora, poi ho preso queste qui, sì, le gallette di riso, cioccolato al latte, sì, buone, giusto per nei tempi, ecco, diciamo,
in cui non lo so, mi voglio mangiare qualcosa perché ho una fame X, me la mangio e non faccio magari un danno, ecco. Allora, poi ho preso questi che non li avevo mai trovati, che sono i Choco ai 5 cereali, ovvero i Simil Kinder 5 cereali. Poi ho preso, allora, questo qui. Appunto proprio perché lo yogurt favorisce una migliore deglutizione. Allora, poi ho preso questi prodotti che stavano in offerta, ma i prezzi non me li ricordo. La mortadella, non vorrei dire una cazzata, ma mi pare 1,99. Poi questo qui, il prosciutto Sant'Angelo, me lo ricordo che stava in offerta a 2,59 euro, a fronte di 2,99 euro. Poi c'era la provola dolce, che questa qui è passata, sentite bene, quest'estate io la prendevo sempre perché andando al mare mettevo in mezzo ai panini e buonanotte. Comunque da 99 centesimi a 1,99 euro sia quella dolce che quella affumicata, cioè 1 euro solo su un prodotto, ovvero se sono 5 fette la bellezza di 20 centesimi in più a fetta. Cioè, assurdo, cioè, riflettiamoci. Poi ho preso, allora, i taralli pugliesi, questi qui fatti a mano, mi piacciono molto comunque le categorie che Eurospin mette in vendita, diciamo, delle piccole, oddio, dei prodotti, ecco, che provengono, non so, dalla Puglia, come anche, diciamo, da Norcia. Infatti ho preso il salame di Norcia, i prodotti di Norcia sono buonissimi e li compro sempre, pure quelli sono aumentati. Va bene. Poi per il salame Napoli ho preso, non sono una fan sfegatata di questo tipo di salame, solitamente prendo il galbanetto, ma al taglio all'Eurospin non c'era. E ripeto, andare da un'altra parte non era possibile, quindi per una volta ci può stare. Poi ho preso, allora, gli spinaci a cubetti. Devo dire la verità, questi sono super promossi, sono buonissimi, anche quelli di MD, buoni. 5 minuti in padella, li metti con un pochettino di acqua, olio, limone, perfetti, buonissimi. Poi ho preso un'altra confezione di spinaci. Un'altra confezione di questa qui di muesli al cioccolato. Poi un prodotto nuovo che ultimamente sto comprando sempre, ed è praticamente la pinza. Allora costa 3,69 euro, ce ne trovate due, e io le faccio nel fornetto Ferrari, sono buonissime, buone buone. Mi faccio ad esempio quella lì con, vabbè, la classica margherita, le patatine, con la rucola e pomodorini, la mia preferita. E dentro sì, il fornetto Ferrari. Poi ho preso due confezioni di questi qui, praticamente gli hamburger di tacchino con rosmarino. Questi sono buoni, mi piacciono. Allora, per quanto riguarda la carne, io compro sempre la carne bianca. Non sono una fan sfegatata della carne rossa, per il semplice fatto che l'uso massiccio di determinati antibiotici, comunque, vabbè, tutto ciò che è legato comunque ai fattori tumorali riconducibili alla carne rossa, sono scientificamente comprovati, quindi io, cioè, credetemi, li compro raramente. Ecco, l'eccezione la faccio per la salsiccia di maiale. Però se devo stare a comprare la carne rossa, che ne so, la tagliata del bovino o quant'altro, oppure, vabbè, compro il ragù, quello pure. Il manzo con il maiale è sempre carne rossa. Allora, poi ho preso la scamorza, sia affumicata, pure questa 1,99 euro. Mamma mia, scusatemi, sto facendo i piani, così. Poi ho preso la mozzarella, sì, che c'è, sì, ecco, con la dicitura 100% latte italiano. Allora, riprendo perché mi sono fermato un attimo. Poi ho preso questi qui, riccioli di mais. Poi i Choco Stick, un altro
un'altra confezione di gallette di riso, questa qui per mio marito che è la panna cotta, che lui è un fan sfegatato della panna cotta. Poi, allora, dei prodotti, ecco, che io ricompro sempre, sono questi, gli involtini di pollo. Allora, quest'estate stavano a 2,99 euro. Allora, sono veramente buoni, 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 carne tenera e di qualità. Origine appunto Italia. E quindi appunto ne ho comprati due. Si mettono, io li metto in padella con, taglio praticamente una cipolla, faccio rotolare, e poi ci metto, diciamo, la carne, che alle volte, diciamo, la sfumo pure con il vino, ecco, però non sempre, perché è buona lo stesso. Allora, poi ecco, ho preso la lonza, sì, sottilissime di suino, una sorta di lonza di maiale. Questa qua la faccio panata e ogni tanto ci sta. Io non dico una volta a settimana la carne rossa, ma la faccio praticamente, non lo so, 2 o 3 volte in un mese, non di più, perché poi è troppo. Poi ho preso, ecco qui, la confezione famiglia, questa qui, che stava, le sovraccosce di pollo, stavano in offerta, vabbè, questa confezione è a 4,79 euro, però stava in offerta a 3,69 euro al chilo. Poi ho preso pure questi, i filetti di branzino a spigola. Questi qui praticamente io li faccio al forno, metto i branzini, vabbè, diciamo, distribuito nella teglia, solitamente uso quella di Pirex, poi un goccio di olio e taglio le fettine di patata e ce li metto praticamente sottilissime sopra, e anche i bambini apprezzano tantissimo, ed è un modo alternativo al bastoncino Findus, che sinceramente c'è, cioè, qua ce l'ho in fronte, perché non riesco a schiodarli da questa cosa. Allora, poi ho preso aglio, anche questo, sì, made in Italy, ecco qua. E poi ho preso il pomodoro pelato, di nuovo, un'altra confezione. Poi ho preso il kefir, che appunto comunque aiuta l'intestino, e il microbiota intestinale è fondamentale in tutti, ma soprattutto, ecco, per me che ho una patologia autoimmune, che è legata appunto ad una sindrome metabolica, che è la malattia di Hashimoto, quindi un ipotiroidismo cronico, diciamo che mi aiuta dal punto di vista intestinale. Poi le carote. Poi ho preso altre due confezioni di yogurt, questa qui, sì, un'altra confezione di spinaci a cubetti. Poi questa qui, il tiramisù, questo qui pure mi piace, l'ho preso per me. Poi una confezione di choco biscuits. Poi plum cake, ciambelle, queste qui pure che sono alla vaniglia, sono buone, e sinceramente non mandava di fare un dolce, anche perché, cioè, mi voglio veramente riposare un attimo, sono stati giorni veramente intensi. Poi una confezione, diciamo, di frullini, i simili nascondini, questi sono buonissimi e non li trovo sempre, ma quando li trovo li compro, perché sono veramente buoni. Poi il pane, diciamo, tipico delle zone di Napoli. E poi ho preso, questo è un prodotto che non avevo mai visto, una confezione, diciamo, di sfilatini. Poi sì, le fette biscottate dolci, questo qui che è buono, pure questo pane lo ricompro sempre, senza olio di palma, gran tramezzino, e io solitamente lo faccio ai miei figli, anche se ci devo mettere, che ne so, una fettina di prosciutto, oppure solitamente ce li faccio con la Nutella, comunque vabbè, un'alternativa alla merendina, mettiamo così. Poi ho preso questi qua che sono buonissimi, non li trovo sempre, ma quando li trovo appunto li ricompro, e che è il mix di yogurt, ecco, con il bifidus, quindi sempre a livello, diciamo, di microbiota intestinale. Poi questi qui che sono il cremoso extra, vabbè, lo yogurt.
poi ho preso una confezione di panini, che era rimasta solo questa, una confezione di cornetti che congelerò e farò colazione in questi giorni, visto che tanto devo stare a casa, perché per lo streptococco si può tornare a scuola 48 ore dopo i primi due giorni, diciamo, di ciclo d'antibiotico, non si è più contagiosi. Ma fino ad allora a casa, quindi penso che i miei figli andranno a scuola oggi, che è lunedì, martedì, mercoledì, giovedì me lo continuo a tenere a casa, venerdì andranno a scuola. Allora, poi la vellutata. Poi, allora, Maxi Burger. Questi qua che sono buonissimi, gli hot shot, sì, gli hot shot, vabbè, gli hot snack, mamma mia, vabbè, che stordita. Sì, di riso soffiato, questi sono piccantini e sono buoni. E davanti al risico ci stanno bene. Poi, allora, ecco qui, questa pure, un prodotto che compro sempre, la salamella di Norcia. Ho iniziato a comprare i prodotti, diciamo, norcini, non so se si dica così, a partire dal 2016, sì, quando c'è stato il terremoto, e prima, cioè, non arrivavano all'Eurospin, e comunque, vabbè, qui da noi non è che arrivano sempre, devo dire la verità. Quando c'è stato, diciamo, la movimentazione per aiutare il paese terremotato, è una scelta che ho fatto e che solitamente, ecco, rifaccio sempre, quindi il salame lo compro sempre. Le inquadrature, comunque, vabbè, con questi che sono, sì, cornetti di mais. Allora, adesso vi sposto un altro po' e vediamo un po'. Allora, poi ho preso un altro tiramisù, un altro bifidus. Vediamo un po' se riesco. Sì. Poi ho preso una confezione di limoni, perché non ce li ho, una confezione, sì, di mais tostato, poi salame ungherese da mettere sulla pizza, altre due confezioni di pomodori pelati, poi c'erano questi che erano i multigrain, sì, cereali, barrette di cereali, queste stavano in offerta ma non mi ricordo. Poi questo qui è, sì, il cuore di sedano, questa buona, buona, la vellutata di zucca e carota. Poi ho preso i, aspetta, come si chiamano, i fichi secchi, sì, i fichi secchi, comunque una confezione di riso, questo stava 3,49 euro e questo stava 2,49 euro l'anno scorso, me lo ricordo perché lo prendo sempre. Poi vediamo un po', mi giro, ecco qua, mi sposto, allora, un'altra confezione, diciamo, di pasta, che appunto avevo detto solo 2 euro. Poi primo sale, un'altra confezione, questa qui, bifidus. Poi ho preso 2 confezioni di riccia e endivia, un'altra confezione di pomodoro pelato, la robiola, ecco, ad esempio io quando mi faccio la vellutata ci metto sempre dentro una ricottina, una robiola e un po' di pane tostato buono, ecco, una sorta, diciamo, di comfort food. Poi vabbè, panna e cioccolato ci sta. E poi un'altra confezione di queste barrette, ed infine ho preso una confezione di mele, perché, e niente, quindi, e niente, io adesso metto tutto a posto, vi saluto e vi auguro buona giornata, nella speranza che le mie in questi 2-3 giorni si assestano un attimo.
Sarà che comunque passati 40 anni non ero più abituata a fare le nottate in bianco. E niente, io vi saluto e vi lascio al prossimo video. Ciao e buona giornata. Ciao.